E volevamo ringraziare in prima istanza gli organizzatori di questo convegno per averci dato la possibilità di condividere questa esperienza, non tanto per raccontare cose magnifiche che abbiamo fatto, quanto per condividere un'iniziativa e possibilmente avere del feedback, perché appunto un'iniziativa aperta si propone come massimamente collaborativa. Insomma, poi dopo vediamo Federica quando parlerà delle prospettive future e accenneremo a qualche evento in questa direzione. Allora, quindi oggi parliamo di questo che si chiama RDR Lab, Laboratorio per le Ricerche Digitali, Risorse Digitali per la Ricerca, che è un laboratorio nato all'interno di un corso di dottorato, che è quello di Storia, Antropologia e Religioni, ed è un progetto piuttosto giovane perché ha avuto la prima edizione l'anno accademico che si sta chiudendo. Però noi veniamo da esperienze, diciamo, didattiche anche precedenti, sempre relativamente a tematiche simili, eccetera. Io personalmente ho lavorato a lungo, insomma, con laboratori didattici, soprattutto per quello che riguarda tecnologie, GIS, banche dati, eccetera, nell'ambito molto puntuale dell'archeologia. Nonché alla collaborazione di progetti di ricerca, anche progetti di ricerca importanti, quello per esempio mi ha visto coinvolto quello PAZ, diretto dalla professoressa Buzzi, all'interno dei quali abbiamo avviato anche progetti di tirocini, quindi la possibilità di lavorare con dei ragazzi un po' più giovani entro progetti di ricerca, quindi anche con un passaggio di competenze, diciamo comunque di metodologie. Sono tutti gli ingredienti che ci siamo portati dietro, e faccio una breve introduzione su questo perché sono aspetti fondamentali su cui abbiamo cercato di incentrare questo laboratorio. Allora, sempre per stare nella descrizione generale, l'attività di quest'anno è un'attività molto tradizionale, diciamo di tipo seminariale, che ha avuto, che ha visto sostanzialmente l'organizzazione di 8 incontri. Tradizionale, però, noi abbiamo cercato con gli argomenti e con le persone che abbiamo coinvolto in questo contesto di cambiare un po' il modo in cui approcciamo sia la didattica, sia con cui i ragazzi, in questo caso un po' più grandi del dottorato, ma insomma i fondamenti sono stati aperti anche ai cicli inferiori, interagiscono con quelli che sono non tanto le risorse digitali, tipo ti faccio vedere dove trovi in rete delle risorse per fare una determinata ricerca, ma le risorse digitali come strumenti di ricerca, quindi come fare a creare, a strutturare dei dati digitali, come fare a condividerli, quali sono le buone pratiche e cosa ci si può costruire di nuovo a partire da questo tipo di prodotto, insomma, che è quello che a nostro punto di vedere manca un po' in quello che era la ricerca tradizionale. Allora, i temi che noi abbiamo introdotto attraverso questi 8 incontri sono piuttosto semplici, quindi presentazioni di progetti di ricerca in corso che hanno una forte impronta digitale. Questi non mancano anche in Sapienza, perché ultimamente lo sappiamo benissimo, programmi sia nazionali che internazionali hanno finanziato dei programmi di ricerca importanti. Quindi dal punto di vista della ricerca siamo messi piuttosto bene. Abbiamo effettivamente dei gruppi di lavoro che fanno, ricerca si dice groundbreaking, no? Quindi uso di tecnologie, dati, eccetera. Questo è effettivamente un ingrediente che non manca. Quello che mancava è il riuso, se volete, quindi l'utilizzo di quello che si crea in ambito di ricerca, in quello che è la didattica, oltre al riutilizzo di quello che si crea in una ricerca, in costruire altra ricerca, ci arriviamo tra poco. Seconda tipologia di progetti presentati è quello di progetti arrivati a una conclusione tradizionale, pubblicazione di un volume, monografica o simile, che però hanno avuto, diciamo, una impronta digitale forte. Quindi anche qui il solco del cambiamento sostanzialmente, no? Quindi l'output è sempre un volume, e tanto quello viene valutato, la ricerca questo è ancora, però che hanno avuto gli sviluppi, che hanno avuto degli input importanti dall'applicazione delle tecnologie digitali, e quindi i ricercatori hanno cercato di mostrare a questi, diciamo, ragazzi, ma sono giovani studiosi sostanzialmente, come hanno proceduto, hanno condiviso la loro esperienza. E il tema terzo, molto minoritario in questa prima diciamo, edizione, è quello di cominciare a introdurre veramente alcune competenze, tra virgolette, professionalizzate. Quindi abbiamo cercato di aprire qualche finestra su quelli che sono metodologie e strumenti. Allora, in questo caso abbiamo fatto una breve introduzione su quello che è il linguaggio statistico per eccellenza, R, che è uno dei più utilizzati in ambito anche umanistico, non tanto per creare competenza, quanto per accendere lucine. Diciamo che tutto questo laboratorio non è fatto per fargli vedere cosa c'è intorno a loro, quanto per offrire degli spunti, come loro possono modellare la loro ricerca in base a cosa è possibile fare oggi, perché molto spesso questo anello di congiunzione effettivamente manca.
La partecipazione sia interna alla Sapienza, perché è importante coinvolgere i progetti di cui si parlava prima di ricerca, che esterni, Ca' Foscari, Stanford, Verona, eccetera. In conclusione, abbiamo fatto questo esperimento che è ancora in corso, visto che il coinvolgimento dei ragazzi è stato molto buono, di fargli ripensare una loro propria ricerca, cioè il compitino. Assolutamente su base volontaria, ma loro si sono molto prestati volentieri a fare, è quello di ripensare una ricerca conclusa, una tesi di magistrale, un inizio di progetto di dottorato, quello che è, da un punto di vista diverso, da un punto di vista dei dati. Quindi prendere un articolo che hanno scritto, prendere una tesi che hanno fatto e riscriverla estrando un dataset e cercando di fare delle visualizzazioni molto semplici, perché questo per loro è stato molto stimolante. E quindi riraccontare qualcosa che conoscono molto bene da un punto di vista che non gli appartiene per corso di formazione, che però dal nostro punto di vedere, insomma, è abbastanza fondamentale. E questo è il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Dicevo, è un appuntamento molto limitato, però insomma è stato piuttosto stimolante anche per noi. Io concludo con delle considerazioni che poi dopo sono alla base di quello che dirà Federica su quello che abbiamo pensato essere il prossimo ciclo, sul quale insomma ovviamente siamo aperti, quindi massima collaborazione. Allora, la prima cosa è cercare di creare dei ponti tra quello che è la ricerca e la didattica, quindi se volete parlare possiamo dire riuso, insomma, dei risultati o dei dati che una ricerca produce all'interno della didattica. E visto che abbiamo un contesto molto ricco, diciamo, dal punto di vista tecnologico, e quindi portare, agganciare la didattica a quello che si fa di veramente importante anche all'interno della sapienza. Molto spesso, per diciamo, formazione professionale nostra, degli umanisti parlo, il concetto di riuso, quando si parla di ricerca, di dati, eccetera, è limitato quasi esclusivamente alla citazione bibliografica. Cioè l'unico strumento che un ragazzo umanista, quando gli dici come tu riusi qualcosa, dice lo cito in bibliografia. Allora questo ci hanno insegnato ed è giusto così, però insomma, in una prospettiva di data oriented, eccetera, allora il riutilizzo può essere ancora un po' più ricco, soprattutto quando si tratta di dati digitali. Quindi un diciamo, cambiamento un po' di quello che è la prospettiva anche tradizionale dei corsi e degli studi, ma anche la mente con cui noi approcciamo. Adesso ci hanno fatto vedere prima come il digitale è pervasivo e allora non lo dobbiamo solo subire, ma anche creare, eccetera, e governare, quindi insomma ripensare alla citazione anche alla luce di questo fatto. E poi dopo la seconda, promuovere la conoscenza da parte degli studenti di tutti i cicli, qui in verità, di metodologie e strumenti disponibili. Se loro non sanno che esistono, è difficile che possano concepire una ricerca che si basa sull'utilizzo di quel tipo di metodologie. Quindi qui l'esposizione a casi di studio, a tecnologie, a programmi, a linguaggi, eccetera, anche ripetuta nel tempo, diciamo, anche non finalizzata a un progetto ben specifico, può essere, diciamo, uno stimolo e per innovare la ricerca che ciascuno fa. E questo porta anche al tentativo di promuovere quelle che è l'attività di laboratorio pratico applicativo, che in generale è abbastanza carente, anche degli approcci project-based, eccetera, che solitamente non fanno parte dei corsi di studio tradizionali, ma che vengono fatto all'atere su base volontaria, sia degli studenti che i docenti. Anche in questo caso, cioè lato applicativo, riteniamo che sia piuttosto importante. E poi, se vogliamo parlare di uso e di dati, non c'è un altro modo di fare che quello di predicare l'obbligazione dei dati aperti, cioè gli studenti non solo devono sapere come cercare su Google un dataset, ma devono sapere come pubblicare un loro dataset in formato aperto, quali sono le licenze, come possono condividere la loro ricerca proteggendo la proprietà intellettuale, ma dando libero accesso a come è possibile, come si fa sempre, e ricominciare a progettare ogni volta la ruota, perché ogni volta che un ragazzo abbastanza giovane approccia un progetto digitale, comincia dalla preistoria, comincia a strutturare dei dataset che magari esistono, ma che non sono accessibili. E poi l'ultima parte, poi dopo lascio la parola a Federica, è cercare di mettere un po' in discussione, anche dal nostro, anche questo è un fatto culturale sostanzialmente, mettere in discussione, ribaltare la dicotomia che spesso ci ripetiamo della differenza tra area STEM e area umanistica, dei dati qualitativi e dei dati quantitativi. Anche questo credo che sia una baggianata molto spesso, perché non è tanto qualità o quantità, perché non è possibile pensare alla ricerca STEM come ricerca quantitativa e umanistica qualitativa, ma le due cose si mischiano ed è possibile
strutturare i dati, riutilizzarli, ma soprattutto produrli, perché noi possiamo parlare di riutilizzo, ma prima dobbiamo parlare di produzione. Allora, e qui siamo un po' indietro dal punto di vista, diciamo, più basso, cioè quindi studenti, dottorandi, eccetera, non ci sono. Conosciamo progetti di dottorato che sono stati bloccati dal pubblicare i loro dati, bensì possono pubblicare la monografia, non si sa perché, sostanzialmente ci sono degli atteggiamenti di razzismo tra varie fasi di modi di pubblicazione dei dati. Quindi anche questo è un elemento che deve cambiare se vogliamo ragionare in questa direzione, ma insomma non è che siamo obbligati all'utilizzo dei dati digitali, però se lo vogliamo fare, più che subire un cambiamento e capirlo, che va benissimo, ma lo dobbiamo governare, lo dobbiamo fare. Cioè i dati digitali vanno fatti prima di essere utilizzati. Se non siamo capaci di farli, analizzarli, dopo sarà molto più difficile, insomma, raccoglierli da internet e cercare di farci una ricerca sopra. Questo, diciamo, è l'idea e l'esperienza del 20, 21, 22. Adesso Federica ci dà una panoramica dei nostri piani futuri. Acceso? Okay. Sì, grazie. Julian ha riassunto perfettamente quello che da cui siamo partiti e quali sono i nostri obiettivi più in generale. Diciamo che la cosa più interessante, noi veniamo da aree diverse, io mi occupo più di questioni storiche, devo dire, da questo punto di vista forse la storia è ancora più indietro, da questo, no? Da questo punto di vista, cioè nel problema di tradurre una ricerca qualitativa in termini di dati, su questo noi stiamo cercando di insistere. Dal momento che lo abbiamo fatto con un certo successo con gli studenti di dottorato, quest'anno abbiamo deciso di alzare l'asticella e quindi di cominciarlo a fare anche con la triennale e la magistrale. Però appunto cercando di non farne una questione puramente volontaristica, ma organizzando un sistema per cui chi fa questi laboratori avrà accreditati dei crediti formativi, insomma, rientrando tra le altre attività formative. Quindi per il prossimo anno abbiamo già ragionato su come potremmo strutturare il nostro secondo anno, che sarà sicuramente, da un certo punto di vista, pensavamo di riproporre ancora questo modulo, cioè questo fatto di presentare progetti e anche ricerche che sono state generate da ricerche che hanno usato le Digital Humanities. E diciamo, è vero che noi abbiamo un grande patrimonio in sapienza, il nostro sforzo è stato anche quello un po' di esporre gli studenti a quello che succede altrove, no? Perché comunque per fargli capire, insomma, che ci sono altri luoghi all'estero in cui le macchine, se volete, sono anche più rodate, insomma, hanno un'offerta molto, molto ampia. Però l'altra questione è che quest'anno vorremmo modificare leggermente l'approccio degli studenti agli strumenti digitali, perché in quest'anno ci siamo limitati a farglieli a descriverglieli, a chiamare qualcuno che fosse in grado di descriverli. Quest'anno vorremmo invece cominciarli a farli usare, anche se in laboratori, appunto, che saranno riconosciuti con dei crediti, facendoli lavorare su dei progetti che implichino appunto l'utilizzo di software digitali e che implichino appunto la loro possibilità di metterci mano. In questo senso abbiamo avuto delle idee che possono essere quello appunto di attingere diciamo, agli strumenti per la didattica digitale che sono disponibili online in open access, però prodotti appunto soprattutto in lingua inglese, però potremmo anche, abbiamo ragionato sull'eventualità, diciamo, di creare una sezione italiana di questo che si chiama Programming Historian, che è una fortunata iniziativa internazionale, appunto, quindi cercando di farli, diciamo, di coinvolgerli operativamente su questo. Abbiamo per esempio anche un progetto che stiamo iniziando, quello sulla, diciamo, sulla codifica del tesoro messicano, che è un importantissimo testo tardo seicentesco di tipo naturalistico in cui potremmo coinvolgerli. Dunque,
Però l'altra cosa sulla quale ci stiamo impegnando è che noi avremmo, diciamo così, un sogno, per così dire, che è il nostro obiettivo finale un po', cioè il fatto che riteniamo che, come in questo caso stiamo ragionando come Dipartimento Saras, che è un dipartimento, come sapete, molto grande, che ha tante anime, in cui ci sono moltissimi progetti digitali, ci sono moltissimi docenti che si occupano di digitale sia per la ricerca sia per la didattica, che però non fanno rete. Diciamo. E la nostra idea invece è proprio quella di riuscire, cominciando a riaggregare la massa critica, diciamo, cioè proprio chi ha in questo momento, chi sta lavorando su questo settore, cercare di fare rete per cercare di, in un futuro, di creare, diciamo, una struttura centralizzata, diciamo, che ci metta in relazione e che quindi ci dia la possibilità di discutere insieme di quali può essere, come è possibile appunto impostare le risorse digitali, la generazione dei dati, il riuso dei dati, la gestione, come diceva Julian, consapevole, no? Nella produzione, nell'edizione e nel riutilizzo dei dati, farlo in maniera integrata, diciamo, soprattutto con la possibilità in uno sforzo comune di poter anche condividere le risorse che, come potete immaginare, implicano soprattutto il fatto di mettere in comune delle competenze che sono soprattutto competenze tecniche. Per cui in questa prospettiva abbiamo lanciato l'idea di un primo incontro collettivo che abbiamo chiamato così Stati Generali, in maniera un po' così provocatoria, e che ha ottenuto un discreto successo e che si terrà il prossimo martedì, scusate, il prossimo 14 giugno dalle 11 alle 13 in Aula di Coreografia a Saras, e chiunque sia interessato sarà veramente benvenuto e sarà un momento appunto per raccogliere esperienze, per condividere progetti e immaginare come questo nostro progetto, questo nostro sogno potrà, diciamo, trovare una concretizzazione. Quindi grazie ancora di averci concesso questo spazio e ti lasciamo senz'altro la parola al prossimo relatore.